Nella città di Fano il 6 gennaio arriveranno tante befane per accontentare i più piccoli con calze e dolci. È ricco il programma di questo 2023 con il ritorno dei tradizionali appuntamenti legati all'Epifania. Questa mattina in Sala della Concordia la Vecchina insieme all'assessore del comune Lucarelli, Proloco e Aeroclub hanno elencato le iniziative che partiranno il mattino con il tradizionale lancio delle befane all'aeroporto di Fano direttamente col paracadute. La Befana Venda al Cielo comincerà alle 10 circa di mattina con l'afflusso dei partecipanti, degli spettatori. Vi verrà offerta una cioccolata calda e quindi poi fuori sul piazzale dell'area transennata potranno assistere a diverse dimostrazioni di kung fu, di cheerleading, aeromodellisti che fanno rullare i propri velivoli e qualche volo di pattuglie di Fly Fano Team e di Yak Italia. L'evento si concluderà a tarda mattinata verso mezzogiorno e mezza, quando il Fano Sky Team lancerà la Befana, o due Befane, vediamo, con il paracadute che atterrerà davanti ai ragazzi e distribuirà le solite caramelle e poi questo concluderà l'evento. Con il sacco arriverà! In caso di maltempo l'evento si svolgerà comunque negli spazi interni all'aeroporto. Il pomeriggio invece Piazza 20 Settembre si trasformerà in un grande centro divertimenti per famiglie e bambini con animazioni e laboratori a partire dalle ore 15, a seguire alle ore 17 lo spettacolo sul palco dello zio Potter per concludere alle ore 18 con il momento clou della serata. Alle 18 ci sarà il classico spettacolo con l'ingresso della Befana in piazza e con la distribuzione delle calze a tutti i bambini che chiaramente parteciperanno all'evento. È una cosa importante perché comunque a livello organizzativo abbiamo creato appunto la Casa della Befana che verrà gestita appunto dall'associazione Vespa Club, la quale distribuirà dei tagliandini che permetteranno appunto ad ogni singolo bambino di poter prendere la calza senza creare troppa confusione e allo stesso tempo per fare una cosa molto fluida, molto più tranquilla per tutti quanti. E ricordo, le calze chiaramente sono omaggiate a tutti quanti i bambini, non ci sono, è un regalo che facciamo noi della città a tutti quanti. L'aspettativa è di accogliere i tanti bambini e le tante famiglie che vorranno e la Befana arriverà e porterà 1200 calze a tutti i bambini come è successo negli ultimi anni. Quindi una giornata bella di chiusura di questi eventi natalizi, ecco, invitiamo tutti i bambini a divertirsi insieme a noi. La bufera vincerà! Non mancheranno cioccolata calda e vin brulè per tutti i presenti e la possibilità di scattare dei selfie direttamente con le Befane. Ciao bambini! Le feste natalizie sono quasi alla fine e come si chiama la fine delle feste? Epifania! L'Epifania sono io! E quindi vi aspetto tutti in piazza 20 settembre per la consegna delle calze con dentro un sacco di dolcini. Però mi raccomando, se siete stati bravi, altrimenti carbone per tutti! La Befana!